Benvenuti amici di Bari in Fiamme a questo nuovo ma assolutamente appuntamento da non perdere, perché voi non avete idea chi siamo riusciti a mettere insieme questa sera. Lo vuoi dire tu? Oggi abbiamo per la prima volta, solo per gli amici di Bari in Fiamme, esatto, un confronto a due tra Simeone di Cania Brescia e Michele Emiliano. Io volevo dire che sono contento che finalmente Simeone ha accettato il confronto, perché era assurdo che non voleva misurarsi al confronto con il sindaco della città, per ecco, vedere, quindi, per sentire che cosa deve offrire ai cittadini. Anch'io sono contento, perché devo dire che questo incontro tra vecchio sindaco e nuovo sindaco è una cosa di buon auspicio per la città. Facciamo vedere che siamo amici. Come sta oggi la città di Bari? Qual è lo stato di salute della città di Bari? Risponde prima lei. Ci mancherebbe altro. Perché Simeone, ti voglio ricordare, per quanto tu hai scherzato ultimamente, proprio credo davanti a queste telecamere, che il sindaco della città è Michele Emiliano. E chi è Michele Emiliano? Il sottoscritto. Vabbè, ma non ha risposto alla domanda, cioè non capisco questo cappello. Simeone, tu lo sai che io sono un uomo pratico, ecco, un uomo venuto dal popolo. Sì, ma devi rispondere alla domanda, perché... E ci tengo a ribadire che io e la politica abbiamo poco a che fare. E questo si era capito. No, non fare queste insinuazioni di basso rango. Va bene, rispondiamo alle domande. La domanda è sotto agli occhi di tutti i cittadini. Sotto agli occhi di tutti i cittadini. La città di Bari è migliorata, la città di Bari è vivibile, la città di Bari ha tanti parcheggi, la città di Bari non ha più un muro verso il mare, che era Punta Perotti, la città di Bari è un... Non voglio dirlo perché qui poi tocchiamo discorsi particolari, dovrebbe avere un teatro. La città di Bari ha un sindaco, un'amministrazione che stanno portando avanti dei discorsi. Posso rispondere io alla domanda? Ma se, secondo me non c'è molto da aggiungere, sei sotto gli occhi di tutti, ecco, io eviterei di entrare nel dettaglio perché non mi piace fare l'elenco delle cose che ho fatto. Allora, l'elenco delle cose che ho fatto non mi piace. Allora, la domanda come sta la città di Bari, io rispondo male, malissimo, è una città in agonia, è una città in agonia. Abbiamo speso tanti soldi per un teatro che in realtà poi non è stato aperto, perché poi sappiamo le vicissitudini che hanno portato. No, devo rispondere, non parlare così, non puoi rispondere. Mi devi far rispondere. Chiedo scusa, mi devi far rispondere e basta. Poi vedo soldi spesi per le fontane sul lungomare. Mi devi far rispondere. 500.000 euro per le fontane, guardi, lasciamo stare. Poi che altro vogliamo dire? Ma vogliamo entrare nel dettaglio delle tue spese? Io non voglio parlare di piano strategico? Questi soldi io non ho capito ancora a che cosa sono serviti. A dei ragazzi meritevoli che stavano studiando e capendo come poter sviluppare la città. Dobbiamo parlare delle tue consulenze. Dobbiamo parlare della città come sta oggi. Basta, non voglio entrare nel dettaglio, Simeone. Appuntamento, quindi non è il caso di... Però, per carità, non ci permettiamo di entrare nel merito delle... Siete due persone civili e gradevolissime, per carità. Seconda domanda. Il punto principale, il primo punto del vostro programma da attuare nel caso in cui uno di voi sarà eletto sindaco. Programma, una volta che sarò eletto sindaco, allora io, sappiamo che a Bari le case costano tanto, no grazie, guardi, io sono in allenamento, ballo il tip tap. Sono tarale, non pensate che io sono un sindaco che mangia. Lei mangia sempre. No, i taralli, vabbè, lasciamo stare. Le battute, Simeone. Allora, gli affitti costano. I prezzi delle case costano, mi faccia rispondere alla domanda, scusi, guardi, è proprio un cozzalo. No, ma allora, dai, lei è cozzalo, lo dica davanti a tutti, è cozzalo. Ma ci stiamo dando del tu, E allora fammi rispondere, il primo punto del mio programma è questo, costruire appartamenti. Appartamenti. Dove costruire questi appartamenti, visto che in città... Il nostro amato sindaco, innanzitutto voglio ricostruire Punta Perotti e farne altre 10 tutto lungo San Giorgio. Siamo tornati. Questo è quello che vi aspetta. Dovesse vincere il signor Simeone, quello è questo che ci aspetta. Cemento. Mi faccia rispondere. E poi usare quegli spazi
che in realtà non sono utilizzati, volumetrie che non sono utilizzate. Per esempio, il Petruzzelli ha due piani. Costruire cinque piani di appartamento sopra il Petruzzelli e laddove non ci saranno serate musicali o teatrali, usare il Petruzzelli come garage, così sviluppiamo. Ma pure, che stai a dire, Simeone? Ma stai scherzando, Simeone? Questa, il garage, là sta mia madre parcheggiata momentaneamente. Questo è il mio punto del programma, poi saranno i cittadini. Qual è il no, Simeone, Simeone, non discutere così, è Simeone. Il suo primo punto del programma. Ma tu non ti rendi conto di quello che hai detto? Allora, mi parli... Faccio il parcheggio nella... Scusa. Si è scappata la Molica, faccio il parcheggio nel Petruzzelli. Qual è il suo punto del programma, se dovesse essere... questa è la motivazione, perché non mi fate aprire il Petruzzelli, è un fatto politico. Va bene, d'accordo con lascia stare, lascia stare. Io ho finito, i cittadini mi hanno capito. I cittadini hanno capito, Simeone, dai, per favore. Beh, lei cosa vuole fare se viene eletto sindaco di nuovo, ma non sarà? Il cittadino lo vedrà, perché ho lavorato 5 anni e hanno visto quello che ho combinato in 5 anni. E che cosa vuole fare? Abbattere il quartiere di libertà. Come abbattere quel... È un punto che non ne volevo parlare. Cittadini di libertà, votatemi in blocco. Questo vi abbatte le case. No, ma i cittadini di libertà, io ho una soluzione per farli vivere decentemente, non quello... le case che stanno per cadere a tutti i quartieri di libertà. Questo c'è da dire, non costruire un parcheggio all'interno del Petruzzelli. Guardi, lei è un incompetente. Non mi dà del tu, non mi fai mettere il nervosino. No, quando mi fa arrabbiare, per io le favore, devo dare. Ma guardi, mi faccio arrabbiare, non mi faccio... No, Simeone, non guardi, devi che le così. Mando Ferorelli, che quello è ma uno che quando per, si arrabbia lei se ne approfitta di me e se ne approfitta di me. Chiedo scusi, Simeone. Ti ho mancato. Scusate, non volevo, anche i conduttori non volevano litigare. Non volevo litigare, per carità di Dio, chiedo scuse. Confronto, diciamo che è un bel confronto, vivace, è un bel per confronto. Carità, ci sta tutto. Ci sta tutto. Salutiamo gli amici di Bari in Fiamme. E ringraziamo soprattutto l'onorevole Simeone di Cannabrescia e il sindaco Michele Emiliano. Di una buona serata e ci rivedremo senz'altro su Bari in Fiamme le prossime domande ai due candidati. Arrivederci. Arrivederci. A voi.